Buonasera a tutti, buonasera ai nostri ospiti a casa e buonasera anche al nostro graditissimo relatore. Benvenuti a questo nuovo webinar organizzato dallo studio legale Ghedini Longo e dalla sua associazione. Questa sera ci confrontiamo sul delicato tema dell'integrazione insieme al professore emerito di diritto internazionale, Dipartimento di Studi Giuridici, Università Bocconi, Giorgio Sacerdoti. Buonasera professor Sacerdoti. Buonasera, piacere di essere stato invitato a questo bel consesso. Grazie di essere qua con noi. Il professor Sacerdoti è professore emerito presso l'Università Bocconi, avvocato, giudice e arbitro internazionale italiano, esponente della comunità ebraica italiana. Con noi siamo qui per confrontarci sul delicato problema dell'integrazione. Io chiederei subito al professor Sacerdoti di farci un'introduzione e ci aiuta a capire che cos'è l'immigrazione oggi, quindi un discorso generico per introdurre il nostro convegno. Prego, professore. Beh, la ringrazio, certo non è una domanda facile, insomma la globalizzazione stessa che è partita dall'Occidente, quindi la diffusione del progresso industriale e anche delle idee di civiltà democratica e di sviluppo economico, con la facilità dei trasporti e poi del mondo piatto globale con internet eccetera, evidentemente ha reso molto più facile e anche più ambito da parte di persone, di popolazioni, ma insomma di quello che chiamavamo il terzo mondo, di paesi in cui le condizioni socio-economiche sono molto inferiori, di tendere, aspirare ad immigrare nei paesi occidentali, dove nonostante le critiche che noi stessi facciamo ai nostri paesi, evidentemente le situazioni sono migliori e quindi meglio essere un poveraccio forse alla stazione centrale di Milano che negli slum di Lagos in Nigeria. A ciò si aggiunge, quindi da questa facilità, aspirazione, visione tutti i giorni alla televisione, che arriva, comprese le partite di calcio nell'estremo del mondo, la facilità del movimento e anche l'evidenza di questa disparità. È vero che nei paesi in via di sviluppo ci sono stati dei grandissimi progressi, in alcuni, pensiamo alla Cina, pensiamo alla Corea, adesso anche paesi come l'Indonesia, persino qualche paese africano, ma insomma sono paesi in cui sono anche le disuguaglianze interne sono molto forti. E vorrei molto anche dire qualcosa del fatto che hanno dei regimi spesso non solo dittatoriali, ma anche quello che si chiamano cleptocrazie, cioè in cui i governanti derubano il popolo, si accaparano delle risorse e la loro preoccupazione spesso non è quella di aiutare veramente il loro sviluppo economico. Perché lo dico questo? Perché anche l'altro aspetto, cioè di rinforzare l'assistenza nostra dell'Unione Europea, di altri paesi, delle organizzazioni internazionali per migliorare la situazione locale e quindi dissuadere dall'immigrazione, si scontra, secondo me, non viene detto per ragioni di correttezza politica, con la scarsa cooperazione e interesse delle leadership di quei paesi, a cui fa anche comodo che i giovani che non trovano sbocco sul mercato del lavoro, che potrebbe essere un problema di stabilità politica e di contestazione delle leadership più o meno dittatoriali, invece se ne vadano, emigrano, magari se ce la fanno rimpatriano delle rimesse che aiutano l'economia del certo paese. Allora, questa situazione dell'immigrazione, che naturalmente per l'Europa e soprattutto l'immigrazione africana, ma non solo, perché abbiamo visto, no, il Bangladesh, l'Afghanistan in questa situazione, altri paesi del Medio Oriente, è probabilmente una situazione che resterà. E questo mix con cui è oggi affrontata, realisticamente non c'è molto da fare altro, cioè da un lato cercare di contenerla e guidarla evitando il commercio degli esseri umani, come si dice, quindi la spinta economica ai barconi, eccetera. Dall'altro cercare che i paesi di origine dell'Africa centrale oppure rivieraschi del Mediterraneo del Sud
frenino questa immigrazione, ma ci sarà certo un certo numero di persone che arrivano da noi e che naturalmente, siccome l'amministrazione, l'immigrazione è difficilissima da amministrare, non sono spesso le persone che potrebbero servire alla nostra economia, eccetera, che pure soffre di carenza di manodopera, ma sono le persone che casualmente arrivano perché hanno avuto la possibilità o la fortuna. Quindi, però spesso per ragioni politiche i numeri vengono gonfiati, perché quando altri paesi europei non vogliono resistono alla risistemazione degli immigrati che arrivano in Italia, che è il paese più vicino evidentemente alla costa africana, ti fanno valere che altri tipi di immigrazione, forse più facilmente assimilabili dall'est Europa, dal Caucaso, eccetera, arrivano in Polonia, arrivano anche in Germania, quindi in cifre assolute, arrivano in Francia, in cifre assolute non è che l'Italia diciamo è più esposta a questo fenomeno, anche che è più evidente perché arrivano le navi, le barche, l'isola di Lampedusa, certo, la Sicilia. Quindi ecco, questa è la mia prima considerazione. La mia seconda considerazione, per venire alla questione che lei poneva poi dell'integrazione, è che l'Italia, diciamo, per tradizione nostra storica, è poco preparato a far fronte a questa diversità. Cioè, noi in fondo siamo un paese omogeneo, un paese un po' tradizionale, fuori dalle grandi molto città. Siamo stati un paese casomai di emigrazione dei poveri del sud, ma anche del Veneto, per esempio, della Lombardia stessa verso l'America all'inizio del Novecento, che era un'immigrazione legale per quei paesi che naturalmente la favorivano per sviluppare l'economia, l'Argentina, il Brasile, gli Stati Uniti. E quindi quando sono cominciate ad arrivare persone di civiltà, cultura, lingua molto diversa, etnia, colore, io leggevo un libro di recente, di ricordi così, una signora di Genova diceva: ma noi i primi neri a Genova li abbiamo visti quando sono arrivati gli americani. Io da ragazza non avevo mai visto una persona che certo non fosse bianca. Ecco, per dire, probabilmente a Parigi o a Londra questo non succedeva già da 100-200 anni, e c'erano i militari e gli altri che andavano nelle colonie, eccetera. E quindi in questo senso c'è anche una reazione un po' popolare che dovrebbe essere guidata, perché in un mondo globale dobbiamo tutti abituarci a una pluralità di religioni, di etnie, di civiltà, eccetera. Questo non vuol dire, diciamo, rinunciare alla nostra, alle nostre tradizioni, anzi l'Europa ha cercato di proiettare la civiltà del diritto dell'uomo, della sanità pubblica, dell'educazione a tutti, in tutto il mondo, no? Quindi in questo senso, anche se oggi poi la dinamica della popolazione porta che, insomma, c'è 1.300.000.000 di cinesi, 1.000.000.000 di indiani, e tutta l'Europa conta 500 milioni di persone. Sì. Quindi questa è un po' è una sfida anche culturale. Io penso che, appunto, considerato che il fenomeno, per quanto si cerchi di guidarlo, di contenerlo, perché è chiaro che, almeno io penso, se l'eccesso di l'eccesso, poi bisogna vedere cos'è l'eccesso, ma insomma le grandi figure, insomma, questi movimenti hanno bisogno di tempo per essere digeriti, assorbiti, e bisogna fare qualcosa. Invece l'Italia, insomma, ha palleggiato i vari governi giallo rosso, giallo verde, di sinistra, di destra, di centrodestra, insomma, trovando, diciamo, delle, secondo me, delle soluzioni di corto respiro. Insomma, apri i centri, no, li contieni, fai, non c'è, da una parte si legge, proprio in Veneto, per esempio, la conclusione, cioè ci manca manodopera nei campi del sud, cioè dovremmo avere una politica anche del lavoro, di un minimo di istruzione nella nostra lingua, eccetera, per evitare anche fenomeni sociali. Adesso si mette in luce, ma non solo in Italia,
gli immigrati clandestini sono i meno vaccinati, perché dovevano vaccinare. Quindi, se noi vogliamo l'immunità di gregge, contenere l'epidemia, dobbiamo anche avere delle politiche sanitarie verso chiunque si trovi in Italia. Invece spesso dice no, l'irregolare non ha diritto alla sanità pubblica, eccetera, eccetera. Sperando che non portino anche varianti che si possono sviluppare in quelle zone, purtroppo. Beh, sì, magari la variante arriva dall'Inghilterra. Fra l'altro. Abbiamo delle difficoltà obiettive, quindi è facile dirlo, ma è una politica che va perseguita. Insomma, io sono anche... L'Italia in questo è abbastanza indietro, insomma, se noi andiamo a Parigi o a Londra, insomma, in una cassiera di un supermercato di Londra sono tutte di colore il personale, no? Per esempio, le segretarie degli uffici ti accorgi, cioè tu vedi anche. Il sindaco di Londra è musulmano, fra l'altro. Il sindaco di Londra, il ministro, alla cassa c'è la ragazza col velo, non stupisce nessuno, che parla benissimo l'inglese. Io vengo spesso in Svizzera, trovi questi che vengono evidentemente dall'India o da Sri Lanka, che parlano il dialetto svizzero, e tu dici, oh Dio, e questa è la Svizzera molto tradizionalista, ecco, che allo stesso tempo fa un referendum e vieta i minareti delle moschee, ecco, per dire. Quindi non è che siamo solo noi in Europa che annaspiamo un po' sulle politiche da prendere. E qui viene anche poi il discorso della cittadinanza. Chiaro, chiaro. Va detto ovviamente però, professore, che inevitabilmente con l'ingresso sempre maggiore di immigrazione e col fatto che gli italiani fanno pochi figli, tendenzialmente ovviamente aumenteranno loro il numero, e queste persone, perché fanno più figli questi immigrati, essenzialmente piano piano nasceranno dentro di loro delle istanze e porteranno le loro tradizioni sempre più presenti sul nostro territorio. A fronte di questo, per esempio, si è molto molto discusso in tutta Europa la problematica del burka, del burkini, del velo, eccetera eccetera. In Francia, ad esempio, come io e lei abbiamo chiacchierato, ci siamo confrontati, è stato proibito, per dire, mi pare intorno al 2010, il burka. Detto questo, come può una democrazia, dato che noi ci consideriamo tali, diciamo nei nostri paesi occidentali, come può una democrazia impedire che venga utilizzato un vestito, anche se ricollegato a una sfumatura religiosa? Cioè le chiedo proprio la ratio legale dalla quale questa nasce, perché se è un fattore di sicurezza, vabbè, il burka lo possiamo giustificare. Però se noi impediamo, ad esempio, il velo, il burka, non so, il burkini, dobbiamo togliere la croce dalle scuole, dobbiamo togliere determinati simboli religiosi, quindi è tutto a cascata essenzialmente, loro sì, certo. Noi no, in base a cosa noi interveniamo in una cultura terza solo perché si trova nel nostro territorio? Dunque la Francia ha un tipo di laicità molto militante, no? Per cui l'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge prescinde assolutamente da differenze religiose, eccetera. Poi si accorgono anche loro che c'è il fenomeno del razzismo, che ci sono le banlieue pericolose, magari dominano delle bande invece nazionalistiche straniere, non so, algerini o anche di tipo religioso. Quindi la reazione della Francia è stata che questa è una legge che nei luoghi pubblici, nelle istituzioni pubbliche, non credo all'aperto, ma comunque nelle scuole e nelle università, sono vietati i simboli religiosi evidenti. Quindi è vietata anche la grossa croce al collo, la stella di Davide, anche il copricapo, la papalina cosiddetta ebraica, eccetera. E quindi anche il velo integrale. E poi si è discusso sul velo, perché il velo, io faccio per esperto, è una tradizione, e quindi messo liberamente, o un segno religioso, o è un simbolo di un'imposizione dell'uomo sulla donna che costringe la moglie, quando esce, di coprirsi il volto perché altri uomini non la vedono. Ecco, la cosa è discussa. La questione è andata alla Corte Europea dei diritti dell'uomo, perché da un lato hai
essenzialmente, come dice lei, la libertà religiosa, però tutte le libertà, secondo la Convenzione, possono essere, diciamo, c'è un bilanciamento con altre libertà, la sicurezza pubblica, il diritto degli altri, eccetera. Tra l'altro il caso era il primo caso arrivato non dalla Francia ma dalla Turchia, quando la Turchia era laica. La Turchia vietava il velo alle studentesse nelle università, adesso è quasi il contrario. È obbligatorio. E quindi non è obbligatorio. No, sì, lo dico come battuta, sì, sì, certo. È in pratica dominante, no, sì. Questo così, è vero. Ma la Corte, da un lato, ha detto che è una limitazione della libertà religiosa, che quindi in principio la limitazione per essere giustificata deve trovare altre ragioni che lo giustificano. Lì la Corte, secondo me, con una sentenza un po' debole, se l'è cavata, dicendo che siccome viene riconosciuto dalla Corte un margine di apprezzamento all'autorità dei singoli stati, perché i paesi, i 50 paesi membri della Convenzione sono anche di tradizioni molto diverse, uno Stato può ritenere che a favore del diritto dell'istruzione paritaria e della non discriminazione nei luoghi di educazione pubblica siano vietate delle caratterizzazioni individuali che non sono necessarie. Quindi praticamente ha legittimato questo divieto e questo vale anche, diciamo, quindi per la Francia. Però lascia perplesso, cioè io personalmente, se c'è una donna che è integralmente velata col burqa che gira per le strade di Milano, come ho visto sotto casa mia, uno dice, ma insomma, queste sono veramente tradizioni aliene, certo puoi anche attaccarti all'ordine pubblico, dire ma la gente deve essere riconosciuta, è riconoscibile, insomma, però dovrebbe prevalere anche qui una sensazione di una politica di educazione, ma però se una famiglia che viene, vuole così e non è un obbligo sulla donna, e noi vediamo invece il caso della povera Saman pakistana, insomma, le pressioni di queste famiglie a volte per mantenere queste tradizioni che insomma a noi ripugnano al limite. Sì, assolutamente. Però ecco, per garantire l'uguaglianza di tutti i cittadini e i residenti, la Corte ha detto che si può anche limitare il limite ragionevole, quindi non negli spazi privati, ma per esempio nelle istituzioni pubbliche, quindi negli ospedali, nelle scuole, nelle università. Chiarissimo. Sì. È abbastanza complesso, comunque, anche le ragioni da trovare sono abbastanza complesse, non è facile. Senta, io adesso le farei le porrei una domanda. So che in realtà prescinde dal diritto, ma lei ha anche un profilo molto particolare, conosce le religioni, conosce le libertà, eccetera, eccetera, eccetera. La mia domanda è, abbiamo visto che, per dire, io ricordo ancora anni fa, conoscevo dei cari amici che vivevano in Germania e mi dicevano che spesso i ragazzi musulmani, ma io l'ho visto anche poi Fernando Gironzolano, sia per Padova che per, io sono padovano, per Padova, e sia per l'Europa, spesso escono i ragazzi e le figlie o le sorelle stanno a casa tendenzialmente, perché è visto male il fatto stesso che queste ragazze musulmane escano, perché hanno un altro tipo di educazione, un altro tipo di profilo. A fronte di questo, oltre a creare un po' di disordine, tra ovviamente negli equilibri, ma insomma tralasciando questo, è evidente che la percezione della donna è molto diversa. Ora, è pur vero che in Occidente non stiamo proprio benissimo, anche noi abbiamo i nostri difetti, abbiamo una visione della donna che è legato dell'immagine, come diciamo io e lei, della donna che è usata anche per veicolare prodotti, quindi non è certo così positiva. È chiaro che in Occidente stiamo veramente lavorando molto su questo, per le percezioni di questo, che anche potrebbe voler dire un benessere migliore nella coppia, a mio parere. Detto questo, il Corano permette di potersi aprire e migliorare e quindi avere una visione della donna, chiamiamola, normalizzata secondo i nostri canoni, poi non i loro canoni, perché per loro i canoni normali è come vive adesso la donna. Quindi mi chiedo se il Corano permette questa apertura mentale che noi tanto immaginiamo e vorremmo che ci fosse.
Beh, anzitutto devo dire, lei è molto cortese, ma io non sono un esperto di Corano, Lo e so, quindi lo so. non posso certo rispondere. Vorrei dire però qualcosa. Io sono laico, cioè ritengo che l'Occidente si è emancipato dalla religione, dai vincoli, dalle credenze, dai riti più tradizionali, mantenendo del cristianesimo, dell'ebraismo, di altre religioni, il portato morale, per cui se le mie sacre scritture dicono che io non posso fare certe cose che io ritengo invece il lume della ragione, sin dal 1700 è perfettamente utile e logico, lo faccio lo stesso, e così penso lo fa lei, senza per questo sentirsi No. in grave peccato mortale. Quindi lo stesso avviene con l'Islam, ci sono delle parti, delle società, e soprattutto l'Islam in Europa, in cui diciamo, le persone, non avendo ripudiato formalmente la religione, sono in questo senso emancipate. Quindi il ruolo della donna nella società, credo che adesso, poi anche da noi, la parità uomo-donna, il femminicidio, eccetera, vediamo insomma come la donna sui luoghi di lavoro, se le leggi che favoriscono o non favoriscono gli asili nido, le retribuzioni, eccetera. È un lungo cammino, e naturalmente questo anche viene in evidenza delle cose tradizionali. L'Italia, in questo senso, in 70 anni ha fatto dei grandissimi progressi, perché insomma, non io mi ricordo quando il delitto d'onore era ancora Come no? consentito e l'adulterio penalmente punito da parte della donna e non da parte dell'uomo, insomma, quindi uno poteva andare in galera. E quindi noi avevamo fiducia, credo, nell'educazione, nella ragione, nella comunicazione, e vediamo anche nelle famiglie degli immigrati dei grandissimi progressi, e le donne che vanno all'università, eccetera, e quelle che cercano di ribellarsi, come la povera Saman, che Certo. aveva lasciato la famiglia, era sostenute nei nostri servizi sociali. In questo senso si vede che anche in Italia ci sono le cose che funzionano bene, e che purtroppo era tornata a casa per riprendersi i documenti, e questa famiglia, diciamo, Arcaica, un po' così, tradizionale, super tradizionista. tradizionalista, delle campagne pakistane, l'ha aggredita e l'ha fatta fuori. Quindi io penso che anche l'evoluzione della società implica l'integrazione di tutte queste persone, anche che entrino nei ruoli del lavoro, eccetera. Poi certo, ci sono le cose tradizionali, ma quando anch'io ero ragazzo, magari le ragazze a Milano, qualcuna non veniva lasciata uscire se non si sapeva chi era, e torni ad un certo ora, eccetera, eccetera. Chiarissimo, chiarissimo. Allora, professore, a questo punto passerei su un argomento che è abbastanza spinoso, sia per la politica che per il diritto, ma tralasciando la politica e parlando quindi sempre all'interno di questo convegno, parlerei di cittadinanza, che è un punto nodale e comunque essenziale per l'integrazione. Allora, che cos'è la cittadinanza ad oggi in Italia? E qual è la prospettiva e quali sono le proposte che lei ritiene potrebbero essere utili, diciamo, per migliorare questa struttura e questo veicolo? Se vuole anche poi aggiungere, poi magari successivamente come ulteriore anche punto, che cos'è in Europa? Come viene percepita in Europa? Com'è fatta in Europa? Se ci sono differenze tra Italia e Europa e quale sarebbe, secondo lei, il sistema migliore per anche per il bene dell'integrazione stessa, visto che comunque, come dicevamo, gli immigrati ci sono, ci devono essere anche perché poi non facciamo più figli, entrano e in qualche modo va regolata questa situazione. Ma guardi, secondo me in Italia il dibattito di recente, ius sanguinis, ius soli, eccetera, è diventato una di quelle contese politiche per cui si sbandierano dei simboli al di là di quello che veramente serve. Cioè, se noi insomma, riteniamo, come si deve, che bisogna favorire l'integrazione delle persone immigrate, quindi concedere pienezza progressivamente di diritti e di doveri,
la cittadinanza, la concessione, le condizioni, diciamo, di concessione della cittadinanza sono importanti, ma non è l'unica cosa dirimente. Cioè, attualmente l'Italia ha quella legge degli anni 90, che poi in questo risale agli inizi del XX secolo, per cui il figlio di stranieri nato in Italia può diventare cittadino, ha diritto a diventare cittadino a sua richiesta a 18 anni, o a suo tempo lo diventava facendo il servizio militare, perché la cartolina precetta veniva mandata a tutti i residenti a 18 anni, e lo straniero al quale si presentava alla Lega poi diventava italiano, quindi attraverso l'assolvimento di un obbligo, evidentemente allora al massimo. Allora, io penso che le varie proposte che ci sono o di ridurre non a 18 anni a qui, o distinguere, perché noi abbiamo il fenomeno dei figli di immigrati nati in Italia e anche di quelli arrivati bambini a seguito di famiglie, i quali sono sostanzialmente la stessa situazione, mentre la legge non prevede questo. Concessione di cittadinanza a quelli che non sono nati in Italia ma sono cresciuti in Italia, eccetera, eccetera. Allora si discute, dice sì, ma non basta un automatismo, bisogna allora facilitare, bastano dei corsi di studio, delle verifiche dell'inserzione, diciamo, nella società italiana, oppure ma i genitori non devono essere irregolari, devono essere diventati irregolari, ci sono state le sanatorie. Io direi, anzitutto, dovrebbe essere un'uguaglianza nei diritti, non solo giuridicamente, in fatto, nella misura più ampia possibile, a prescindere dalla cittadinanza. Cioè, quando tu leggi che il ragazzino straniero che è bravissimo, non so, schermi d'oro, saltatore, però non può partecipare, non so, ai campionati giovanili perché non ha la cittadinanza italiana. Ma cosa c'entra la cittadinanza italiana con questo? Se uno che va in scuola italiana, residente in Italia, eccetera, allora molte discriminazioni, cioè molti diritti dovrebbero essere aperti ai residenti, secondo me, a prescindere dalla cittadinanza. Allora il fatto che tu vai a scuola, vai all'università a fare una cosa, ma sei ancora cittadino egiziano, non sei diciamo ancora cittadino italiano, cosa del genere, non sarebbe così grave. Quindi io sono a favore di un alleggerimento dei requisiti per diventare italiani, soprattutto dei figli minori e anche degli adulti quando stanno in Italia da molti anni, però bisognerebbe anche vedere tutte quelle norme di contorno che lo facilita. Adesso si dice non basta la lunga residenza perché uno resta legata magari alle tradizioni d'origine, non è incorporato nella società, vedi la seconda generazione in Francia, ci sono stati dei jihadisti, ma questo può succedere comunque a distanza di tempo. Però invece vediamo questi giovani come la ragazza pakistana e altre che invece vogliono incorporarsi nella società italiana, lavorare, studiare, uscire la sera, stare con i compagni, non essere sotto la tutela dei genitori o del fratello maggiore. Ecco, diciamo, questa dovrebbe essere un po' un'impostazione che favorisca l'integrazione senza demagogia. Problemi, diceva, all'estero, ma anche altri paesi hanno variato la loro legislazione nel corso degli ultimi decenni, perché è chiaro che una volta le leggi, anche le nostre leggi sulla cittadinanza, non era pensata per un'immigrazione di massa, ma per il singolo o la famiglia isolata che veniva a stare in Italia e ad un certo punto allora poteva fare domanda di cittadinanza. Quindi sicuramente ci vuole il requisito alla conoscenza della lingua, dell'istruzione, l'educazione per gli adulti. È una cosa fondamentale, insomma, che adesso c'è, ma insomma fino a pochi anni fa magari non era richiesta. Le leggi negli altri paesi, per esempio in Germania, leggevo una proposta recentissima diciamo nel 2000, dal 2000 in Germania
la cittadinanza è data ai bambini nati da genitori non UE, quindi forse anche non nati in Germania, che risiedano in Germania da almeno 8 anni e siano dotati di permesso di lungo soggiorno. Ecco. Quindi attraverso innanzitutto appunto la questione dei permessi, delle regolarizzazioni, delle condizioni di lavoro, e quindi queste sono norme che possono facilitare. Da noi spesso mancano, finisco perché sto parlando. No, prego. Le analisi anche di dati, questi sono dati di un, c'è un sito economico, lavoce.net, insomma, quanti sono, cosa fanno, da quanti anni, in quali regioni stanno, da quali paesi provengono, cioè anche di analizzare più in profondità quello che è necessario invece di fare un po' di bandiere demagogiche, cittadinanza sì, cittadinanza no, ius soli sì, ius soli no, comunque non si parla mai di ius soli nel senso degli Stati Uniti d'America, cioè di quei paesi in cui se sei nato in quel paese diventi cittadino alla nascita. Chiaro. Ti ringrazio moltissimo per il suo contributo e spero ci saranno nuove occasioni. Grazie ancora e buonasera. Grazie, arrivederci. Grazie a lei e a tutti coloro che ci ascolteranno. Un saluto agli amici a casa, buonasera a tutti, grazie.